tu hai sempre detto di presentare la fine di una partita. La partita con Milan però si è portata in uno strascico importante, le dimissioni del presidente Zamparini. Ti chiedo la tua valutazione, soprattutto se pensi che Zamparini andrà in fondo con questa sua decisione. Allora, io qui sono venuto a parlare della partita di domani, non di altre cose, anche perché questa è la sede di presentazione della partita col Catania. Quindi oggi parliamo solo della partita di domani, non parliamo di nient'altro. Sul discorso di resettare l'ho sempre detto e quindi è giusto che... Ormai quella è passata, non cambia la situazione, io so solo che domani ci abbiamo una partita, punto. Ti chiedo allora, le dimissioni di Zamparini potranno influenzare la partita di domani? No, anche perché non cambia la situazione, cioè nel senso, cioè, è come prima, anche se non c'era questa situazione, la partita la dovevamo giocare, quindi. Come ci arrivate a questo derby? Soprattutto, posso dire, incavolati dopo la partita di San Siro. Allora, il derby per la nostra gente è una partita importante, chiaramente ci vorrà domani sangue molto caldo ma testa molto fredda, anche perché stiamo parlando di una partita di calcio, però il derby d'andata e il derby di ritorno sono un campionato all'interno del campionato, due partite che esulano dal contesto generale, quindi tutto il resto, diceva Califano, è noia, cioè tutto il resto non ha senso, tutto il resto non ha senso. Quindi l'essere incavolati, le dimissioni, domani è tutto azzerato. Ultima domanda prima di passare il microfono. Pastore è recuperato, può giocare? Pastore non sta bene, molto probabilmente non giocherà. Molto probabilmente non giocherà. Non giocherà. Quindi Piniglia, Liverani, Hernandez, Pastore out, un parere in emergenza in questo momento. No, voi mi avete chiesto il Pastore, gli altri no, tranne Liverani e Hernandez, può darsi che giochi anche Piniglia invece. Piniglia quindi è recuperato? C'è questa possibilità che Pastore non giochi Piniglia. Questa era, lei derby ne ha vinti tanti, come si prepara una partita del genere? Ma, cioè, il derby già di per sé si carica da solo, quindi non c'è bisogno di caricarlo, perché se uno c'ha un po' di sangue nelle vene non c'è bisogno di caricarlo la partita, perché sa cosa vuole dire. Secondo me non bisogna dargli neanche troppa attenzione, anche perché è una partita di calcio sentita, ma deve arrivare all'evento agonistico e deve estrinsecare il massimo delle tue possibilità senza perdere energie in altre situazioni. Per questo non voglio altre situazioni che ci debbano distogliere da qual è questa partita. I tifosi ti hanno chiesto qualcosa, magari incontrando, camminando per strada. Ma sai che c'è? Nella vita c'è sempre un derby, cioè nel senso che dove sono andato? A Genova, a Salerno, a Pescara, cose del genere. Un derby c'è sempre un avversario che, tra virgolette, particolarmente ti sta più antipatico, è più sentito, dove magari sei nella stessa città, però anche quando sono arrivato a Palermo la prima cosa che mi hanno detto è che ci sono i derby e io non me lo sono dimenticato. Mister, qualche anno fa quando vinse il derby con la Lazio fece un famoso bagno in una fontana, se la sente di fare una promessa ai tifosi del Palermo in caso di vittoria? Sai cosa c'è? Che le cose bisogna farle e poi dirle. E quindi in questo momento a parole sono tutti bravi, tutti sono bellicosi, tutti hanno i buoni propositi, tutti fanno la letteria di Natale. Il problema è che però devi andare a giocare, quindi per me prima dimostri, poi dopo facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Mister, buongiorno. Le volevo chiedere, se lei fosse al posto di Giampaolo, non sarebbe preoccupato dopo tutte queste proteste che ci sono state contro gli arbitri in settimana? Già Pulvirenchi ha detto, si stanno preparando al derby. No. Io voglio parlare della partita, non voglio parlare di nient'altro. Io ho già finito di parlare. Per me è finita la conferenza stampa, anche perché
È inutile che mi parlate di qualcosa che non ha a che fare col fatto giocato dalla partita di domani. Queste sono chiacchiere, le chiacchiere se le porta via il vento. Non vedo c'è la continua. Mister, buongiorno. Solo per cercare di capire un po' meglio, quindi l'entità dell'infortunio di Pinilla è meno grave di quello di Pastore, da quello che... Ma se ti dico che domani potrebbe giocare, mi sembra che tu gli sto dicendo che è meno grave, se no non potrebbe giocare. Qualcuno si è sbagliato a fare una scrivere che è una distrazione, cioè... Secondo me non funziona molto bene il nostro servizio stampa, non c'è mica un'altra soluzione, o il nostro servizio medico. Ma quindi Pastore, c'è una percentuale che potrebbe anche andare in panchina oppure escluso? A oggi no. Senti, invece il Palermo senza Pastore fino adesso non ha mai giocato, tranne a Mosca in Coppa. È indubbio che qualche cosa cambia anche da un punto di vista strettamente della formula, anche perché Ilicic, anche ammettendo che sia un trequartista, che giochi trequartista, non ha le stesse caratteristiche. Ci dobbiamo aspettare un Palermo leggermente diverso anche sul piano della formula oppure no? Io mi auguro al di là della formula di qua, un Palermo che si giochi la partita, poi la formula, ci sarà la formula. Mister, si aspettava di dover incontrare un Catania con gli stessi punti del Palermo a questo punto della stagione? Sai cosa c'è? Che le processioni si vedono quando si ritirano, quando partono. Io ne ho visti di gente che ha vinto gli scudetti prima di partire. Il discorso della classifica è un discorso a sé, cioè la classifica bisogna vederla nel momento topico del campionato, il momento topico è a marzo, secondo me. Allora se fai questo ragionamento, noi l'anno scorso eravamo in zona retrocessione a questo punto, eppure abbiamo fatto un altro campionato, anche perché noi nel campionato non è che dobbiamo fare sul Catania, noi dobbiamo fare su noi stessi. Mister, buongiorno. Domani si affrontano il quarto attacco e la seconda difesa del torneo. Sia il reparto avanzato del Palermo che la retroguardia rossa-azzurra comunque saranno orfani di uomini importanti. Ad essere penalizzati a questa assenza sarà più il Palermo o il Catania? Oppure si tratta di assenze, potremmo dire così, dello stesso livello? Ah, te lo dico dopo la partita. In base alla partita la vedo e poi te lo dico. Mister, lei l'anno scorso ha detto il derby dovrebbe essere una festa per tutta la Sicilia, è contento stavolta della presenza dei tifosi del Catania? Io lo trovo, l'ho sempre detto, io lo trovo di una... cioè il tifo è un elemento del calcio e quindi il fatto di proibire le trasferte secondo me è una sconfitta di tutti. Indipendentemente dal derby, ok, è chiaro che però il tifo deve essere tifo a favore, non contro gli altri, non un modo di esibire le proprie frustrazioni, cioè qui parliamo poi di delinquenti, ma questo vale per il calcio e vale per la vita comune, cioè i delinquenti devono stare in galera, cioè non devono venire allo stadio e non devono stare neanche in mezzo alle strade, però questo penalizza tutta la parte sana di gente che vuole andare a tifare per la propria squadra. Se voglio andare in trasferta a tifare per la mia squadra non vedo perché non ci devo andare, perché altri si comportano male. Facciamo il contrario, mettiamo in galera chi si comporta male e mandiamo allo stadio chi se lo merita, cioè chi vuole divertirsi, perché il calcio deve essere una festa e penso che il derby deve essere una festa di tutta la Sicilia. Le percentuali dicono che sarà la prima titolare di Niccoli oppure ci sbagliamo? Domani vedi. Ragazzi, sai cosa c'è? Io sono venuto per una questione di rispetto, però prima di una partita del genere, qualsiasi cosa, come hai fatto dei tribunali, qualsiasi cosa che dici può essere rivolta contro di te, quindi meglio tacere. Io sono venuto per una questione di rispetto. Però penso che questa partita sia un po' diversa dalle altre, penso in questo senso. Quindi mi auguro che abbiate la sensibilità anche di capire che questa è leggermente diversa dalle altre. Tant'è vero che se non sbaglio Giampaolo non parla, dico per dire. Vabbè, apprezziamo il fatto che
voglio dire, l'allenatore del Catania non è venuto in conferenza stampa. No, per dire che evidentemente venuto... l'atmosfera è un po' diversa. No, sai che cioè, io lo riesco anche a capire, in questo momento qualsiasi cosa dici, cioè vinciamo, perdiamo, facciamo questo, facciamo quell'altro, dichiarazioni Pulverenti, le dimissioni Zamparini, l'arbitro Banti, cioè alimentiamo solo, cioè, va in campo e gioca, che vinca e vinca il migliore. Infatti ti chiediamo cose di calcio, per esempio integro, ma Miccoli ha un po' più di 45 minuti nelle gambe per adesso secondo te, oppure hai 90 oppure no, giusto per capirci. Allora, Miccoli sicuramente non sta al top, però ci sono giocatori che si esaltano in certe partite, ci sono certi altri che si deprimono in certe partite, e questo va al di là della condizione, è un fatto più prettamente mentale. È chiaro che non sta al top, ma non potrebbe essere diversamente, però Miccoli è un giocatore importante. I giocatori importanti si vedono nelle partite importanti, i giocatori meno importanti si vedono nelle partite così. Chi fa la differenza nelle partite importanti è il giocatore, chi non la fa non è il giocatore. Grazie.